Pietro, quindi è la prima edizione di questo evento. Come è nata l'idea di Humus? Ok, sì, è la prima edizione di questo evento. L'idea è nata in una delle riunioni dell'associazione, in cui in 8-9 ragazzi, appunto quest'inverno, si parlava di quello che avremmo voluto fare come attività associativa quest'anno, e ci siamo cominciati a interrogare sulla disobbedienza civile a partire dall'esperienza di Mimmo Lucano Ariace e sull'opportunità di violare la legge per un bene superiore. E poi in realtà la nostra riflessione si è allargata moltissimo e abbiamo anche ampliato il panorama della riflessione, non tanto e non solo agli atti di violazione della legge, ma a tutti quegli atti di disobbedienza, cioè di pensiero critico, di pensiero divergente che la società ci propone. E così nasce Humus. E dunque, gli eventi che ci sono stati ieri, quelli che abbiamo visto oggi e quelli che attendono invece la manifestazione nella giornata di domani. Allora, nella giornata di ieri c'è stato uno spettacolo introduttivo da parte di Margherita e Damiano Tercon e il loro collaboratore Filip, e poi c'è stata una serata musicale in cui appunto abbiamo proposto gli Urgonauts e abbiamo ospitato gli Urgonauts, i Camillas e gli Espagna Circo Este. A conclusione della serata hanno suonato due musicisti di lo-fi pop, hanno fatto un DJ set e H.1 Extreme Error, mentre invece oggi abbiamo proposto un approfondimento tematico attraverso dei tavoli di discussione e degli incontri di divulgazione, e proseguiremo sempre con una serata musicale con diversi gruppi, tra cui Nel Caso, Falafel Faz Famiglia e il gruppo del Circo Panico, che sono i nostri vicini qui a Covignano, e con piacere li abbiamo ospitati sul nostro palco. E in concomitanza con tutto questo, il contributo più importante portato dall'associazione Pachamama è il contributo della mostra che raccoglie dei percorsi esperienziali fotografici interattivi e che ricostruisce una casa affrontando in ogni camera, in ogni stanza, un tema. Dobbiamo ringraziare soprattutto Margherita, Damiano e Filip, che hanno introdotto appunto questo momento, questo pomeriggio di divulgazione, parlando di abitare se stessi, e il loro intervento ha coinvolto tutti quanti, tutte le persone presenti, e questo ha permesso di affrontare anche i temi successivi con un coinvolgimento personale più elevato della media degli incontri di. È stata invitata anche la cooperativa sociale La Formica. Come vi è venuta in mente La Formica? Come mai avete pensato proprio alla cooperativa? Allora, abbiamo pensato alla cooperativa perché per un legame anche personale che ci lega all'esperienza della Formica, che è presente in tutti. Che è presente nella vita di tutti i riminesi tutti i giorni, e soprattutto perché rappresenta una realtà valida in cui appunto si può intravedere una prospettiva di futuro che noi condividiamo, che è quella di una società anche dal punto di vista del mondo del lavoro multiculturale che accetta, che accoglie e che dà possibilità a tutti quanti, a prescindere dalla provenienza o dal colore della pelle.